visto che ho un Granata qui, cosa ne pensi di questa, del fatto, insomma, il 4 maggio sappiamo che è l'anniversario della Ma tragedia di Superga, della morte del Grande Torino. diciamo che E è stata una parla. giornata che è tutta concentrata in domenica, mi sembra. Infatti si giocano quattro partite, cinque, Sì, forse perché cinque. sabato è occupata dalla Sabato Coppa c'è la Italia Champions. e va Esatto, protetta la fascia della Coppa assolutamente. Italia. Poi il Toro ha semplicemente chiesto, visto che il 4 maggio giochiamo in trasferta, se si poteva anticipare o posticipare la Ma partita. visto che anticipare sabato no. Beh, si poteva giocare anche di venerdì, ma sabato a mezzogiorno, sabato alle 11 Alle di 18, mattina, ma ormai si gioca, sabato devi alle 18. orare, Sabato alle non è 18, quello hai il problema. ragione. Sì, ormai c'è Sì, talmente si poteva abituare il spezzatino che. Chievo a giocare di sabato pomeriggio, per Visto che esempio. la finale è alla sera alle 21, giocare alle 18 non dava fastidio a nessuno. Ma il problema è che la federazione, prima ha detto, 3 mesi fa ha detto, bisogna vedere il Chievo come è messo. Il Chievo purtroppo è ancora in Serie A. No, Ti vabbè. prendi le tue No, no, ma responsabilità, io dico, quest'anno è un anno mirabile, tranne una eh? E cosa, sono per chi vince lo 700, scudetto, quanti vuoi che sentano? chi vince lo Fai una scudetto, brutta fine, sì, te lo dico. no, io spero ancora nel Bologna in B, il Chievo non ci andrà purtroppo, e la regina che va a Lega Pro con Di Michele, quindi è La regina perfetto, ormai è è fra. Con spacciata, Di quindi Michele, infatti, non può andare altrove. si ripulisce un po' anche la Serie B. Ma a parte questa polemica, che chi del Toro sa di cosa sto Sì, ma lo parlando, sappiamo anche noi. dopodiché si riunisce la Lega Sì. ieri e si dice che non si può spostare perché si creerebbe un disallineamento Sì. astrale del campionato. No, non proprio così, A parte il ma. fatto che non sapevo che Paolo Fox o Branco fossero presidenti della Lega e fossero impegnati a sapere cos'è il disallineamento. Aspetta, qua dice, non è stato possibile spostare Chievo-Torino perché purtroppo in questa fase ogni spostamento comporta appunto disallineamenti rispetto alle posizioni che riguardano o qualificazioni alle competizioni europee o traguardi di salvezza. Sottoposto il tema all'Assemblea, la scelta è stata quella di non modificare il calendario. Si Però erano la già Lazio gioca. scannati sui diritti televisivi un'ora prima, quindi Ma avevano veramente. già fatto gli spostamenti un mese fa. E quindi Sì, non. però io Tu dici che dico. non. Avevano Allora, innestato dei io tasselli. dico, Per. ma Però Lazio. Cos'è? Chievo. No, Lazio-Verona. Verona. Lazio-Verona giocano lunedì, non si sa perché. Il Milan-Inter gioca dalla sera, si sa il perché, ma mi risulta che sia Milan che l'Inter stanno lottando per l'Europa League con il Toro. Il Lazio-Verona giocano lunedì, martedì. Per la Coppa Italia giocano Fiorentina e Sassuolo. Il Sassuolo mi risulta che stia ancora lottando per la retrocessione. Certo. Non sono capito bene se per andare in Serie B o per stare in Serie A. Dov'è il Ma poi disallineamento? la norma una volta riguardava le ultime 4 o 3 giornate, ma Adesso negli riguarda ultimi anni solo l'ultima l'ultima giornata giornata. si è Cos'è il tenuta al di fuori disallineamento? dal. Cioè, vorrei, Quindi quello che è vorrei una balla capire. colossale. Ecco, qui abbiamo il calendario. E Sì, in sono gli effetti. accordi con le televisioni che evidentemente non hanno la forza per Perché a sto punto disattendere. anche Catania-Roma non è disallineata su Juventus-Atalanta? Beh sì, perché non è ancora matematico lo scudetto, Poi il quindi in Catania teoria sì. vincendole tutte potrebbe salvarsi. Perché Sì. non gioca in contemporanea col Sassuolo? Sì, diciamo che. Napoli-Cagliari, perché si No, gioca ma sa, martedì? Ah no, ormai. beh, perché Ma c'è quelle la sono finale. questioni televisive, loro non hanno il coraggio di dire di nuovo alla Esatto, televisione, a Sky. ma e questo però crea un'assurdità per quei motivi lì, perché il Toro si Lì. trova svantaggiato perché l'unica sua avversaria è il Parma, che gioca in contemporanea. Probabilmente Avversario, il Parma ne sta perdendo apposta probabilmente tutte. Cairo doveva chiederla con più energia quando prima che fissassero l'ultimo scaglione di Sì, calendario. ma il problema è che, come dicevamo in pausa, lo sanno tutti che il 4 maggio è l'anniversario Esatto, del Grande Torino. Forse sì, omettere che il Toro giochi in casa. però alla D'altronde. Lega evidentemente non sanno che hanno Sì, no, programmato dei gliel'hanno. festeggiamenti di un certo Ma ci livello. sono, E che ci ci sono da sono tanti tutti gli anni che anni, quello cioè la sì, messa ma lì non qua a a questo Superga, livello. cioè, perché stanno è un caso particolare, Ma però. forse perché qui in Italia, so, a parte è un discorso un po' buttato lì, ma forse perché qua in Italia, tutto sommato, i morti li consideri, non so, perché Allora, guarda cosa è successo in Inghilterra, stavo per in Inghilterra dirlo. per la tragedia dell'Hillsborough hanno fatto Esatto. Hanno 7 25 minuti di anni, hanno ritardo. 25 anni. Però voglio vedere il prossimo che saranno 30 delle Isele. No, ma Voglio vedere. non verrà Ma l'Isola è stata fatto. sempre snobbata. Lo so, anche dalla Juventus. Ma in realtà in Italia Polemica tutta mia, però è sono così. queste, sono cose che vengono taciute. Io poi, lei parlava prima del
del... Poi lo stesso Belgio ha sempre ostacolato la posa della lapide. Questo lo sappiamo. Hanno delle, questo hanno lo delle sappiamo, colpe, perché hanno delle colpe e non le vogliono mettere in evidenza. Non indifferenti, un po' tutti hanno colpe in quella, quello in quella lo partita. Sappiamo, tra l'altro, insomma, adesso sono quasi 29 anni, per cui... Il problema è tutto torinese sui morti. Abbiamo tanti morti che noi non ricordiamo a Torino, probabilmente per un attimo di... di, come dire, di pudore sabaudo. Sì, noi siamo un anche po' quello, così. Il grande Torino non ha, adesso ha un piazzale davanti all'ingresso della Maratona, ma per il grande Torino, solo quello a Torino. No, non ha senso, sono d'accordo, son d'accordo. Per quello che ha rappresentato, abbiamo ancora tanti perché interni. Lo stesso Pozzo adesso gli faranno un giardinetto. Ma sì, vicino ma Pozzo si era proposto di titolarmi all'ora delle Alpi, gli è stato detto di no. Ma ci sono tante vie che sono ancora senza nome, proprio intorno a Filadelfia, che dalle giocatori del Toro. Anche, ma sì, anche via Scirea è stata fatta lo stadio, ma solo adesso che è lì. Corso. Meroni comunque ha rappresentato qualcosa nella storia di Torino. Sicuramente. Ed è scioccio italiano. Dai regali di una via, ci sono tante vie che potrebbero insomma cambiare nome. Abbiamo ancora corso Unione Sovietica, che non esiste più l'Unione Sovietica, e facciamo corso Grande Torino, perché no? Anche dei pezzi, ma anche delle vie che sono tipo interni. Io ieri ero in via Spano, dietro Filadelfia, sì. C'erano gli interni, via Spano interno. Cambiamogli nome, vediamogli nome. Sì, sarebbe anche veramente sembra una sciocchezza, sì, però sì. Tutto sommato, dai. Penso ci siano più di 15 stadi dedicati a giocatori del Grande Torino in giro per l'Italia. È vero, sì. L'avevo notato, vero? Niente, Romenti, all'Osso Lavarese. A sì, Torino, insomma, hanno fatto la storia, quindi perché dimenticare? Da Cigalupo ce ne sono diversi, in Liguria. Sì, ma sono nei loro posti, è una cosa che viene... E questa cosa qua è ancora stata... Cioè, pure il sindaco, bontà sua, probabilmente qualcuno gli guidava la mano, ha scritto una lettera dicendo ma sarebbe possibile spostare la partita.